Ciao a tutte, benvenute in un mio nuovo video. Oggi proverò insieme a voi tre prodotti, ma prima di iniziare vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al mio canale per supportarmi, lasciarmi qualche like e attivare anche la campanella per ricevere le notifiche e essere avvertite ogni volta che esce un mio nuovo video. Iniziamo subito. Allora, oggi voglio provare con voi tre prodotti: il fondotinta IT Cosmetics, poi la tinta, questa di Kiko, la 109, e poi lo smalto Diva 004. Questi sono i tre prodotti che oggi voglio provare. Io ho già registrato il video questa mattina, ho fatto un trucco semplicissimo con pochissimi prodotti. Quindi vi lascio alla clip che ho registrato a casa e poi ci rivediamo subito.
Rieccomi qua. Come avete visto dalla clip, ho utilizzato pochissimi prodotti. Per fare la sfumatura che ho nell'occhio, ho utilizzato un rossetto. Volevo fare un trucco pandan con la maglia, con le unghie e via dicendo. Ho voluto acquistare lo smalto perché lo smalto, questo di Kiko della nuova collezione, mi aveva attratto in maniera particolare. Ero convinta che fosse identico alla tinta che avevo già acquistato, e cioè la 07, ma lì in negozio mi sono resa conto che era differente, ed è per questo motivo che girando con la ragazza abbiamo trovato questa, che era quella più simile allo smalto. Allora, io ho lasciato la base dell'unghia, ho messo sopra solamente uno strato di smalto, è uno smalto ottimo perché dà proprio un effetto gel, e l'ho lasciato asciugare. Dopodiché sono passata alla stesura del top catalizzato sotto la lampada, che ormai io sono abituata ad avere il gel mettendo profumi, utilizzando alcol, igienizzanti. A parere mio lo smalto non durerebbe niente, quindi ho voluto fare questa prova qua. Il colore mi piace tantissimo, ho voluto mettere uno smalto colorato perché, come vi avevo detto, mi si stavano ingiallendo le unghie, così, non so se per colpa di igienizzanti o quant'altro, comunque sia, a me l'unghia ingiallita non piaceva e non potevo farmene neanche tutte le sere, quindi ho optato per questo colore che mi già da parecchio io lo guardavo, però essendo uno smalto mi ero ripromessa di non comprare più smalti. Devo dirvi la verità, è ottimo. Una stesura semplice anche per chi non è pratico. Per quanto riguarda questa tinta, io devo dirvi la verità, sono soddisfatta. Ne avevo già utilizzato qualcuna nude che utilizzo per truccare le spose, ma questo colore mi piace da morire, mi piace veramente tanto. E poi, una volta che si fissa, è adattissimo per la mascherina. Per quanto riguarda il fondo ho voluto prendere una colorazione appena più scura, infatti ho messo pochissimo prodotto e l'ho steso per bene per non fare macchia. Per come ho adesso io la carnagione, che non sono abbronzata, ho giusto una piccola patina, era leggermente scuro, ma avendo già dei fondotinta chiari ho preferito andare su una colorazione per portarmi a utilizzare tutta l'estate. E quindi quando mi abbronzerò un po' di più lo stenderò in maniera più uniforme e una quantità maggiore. Io stamattina, ripeto, ne ho messo pochissimo. Poi, quindi, del fondo sono soddisfatta, anche la protezione, infatti stamattina non ho voluto mettere la mia protezione solita Lierac. Come prima impressione sono soddisfatta di tutti e tre i prodotti. Niente, io spero che questo video brevissimo vi abbia comunque tenuto compagnia. Adesso vi lascio al momento dell'outfit, premettendo sempre che sono in moto. Il rossetto, la tinta non mi è andata via neppure facendo la colazione, di conseguenza nel momento dell'outfit la terrò per farvela vedere e indicarvela come numerazione. Terrò anche lo specchietto. Mi potrò aggiustare leggermente la tinta. Ecco, una cosa positiva che ho notato di questa tinta è stratificabile, cosa che non avviene per molte tinte, perché quando si va, almeno per quanto mi riguarda, quando si va a aggiungere una tinta in una tinta già esistente, tende a fare quella pellicola antiestetica orribile. Io devo dirvi la verità, sono molto soddisfatta di questa. Per il momento è ottima. Basta, vi lascio al momento dell'outfit e poi ci rivediamo per gli accessori e i saluti. E rieccomi qua, il video termina qua, vi faccio vedere in velocità che cosa indosso per quanto riguarda i gioielli. Qua i miei orecchini di Ambrosia,
i cerchietti soliti in oro giallo con l'altro orecchino finto acquistato a Bergamo. Come anello ho voluto mettere questo con la scritta Love, il solito ti amo, I love you. Questo con le nappine che mi piace veramente tanto di Bijou Brigitte, questo di Pandora, è l'ultima collezione. Questo qui regalato da Francesca, una mia cliente che è di Vesto Pazzo. Poi qua ho il mio Apple Watch, quello da 38. L'uno dei 50 l'ho voluto mettere in questo lato, ve l'ho detto nel video precedente, e qua ho praticamente tutti i bracciali che ormai mi vedete su Fissi da parecchio tempo, quindi non sto a dilungarmi. L'ultimo è questo con la scritta Michela in acciaio. Le collane o quella che voi avete visto ieri, presumo ieri nel video, quella con la luna e le stelle. E poi ho la mia solita collana di Pandora, dove avevo fatto anche un video dedicato che mi era stato richiesto da una di voi, dove facevo vedere nel dettaglio cosa ho voluto mettere. Basta, il video termina qua e noi, come sempre, ci vediamo domani con un altro mio nuovo video. Ciao a tutte!